schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un solo money glitch, soldi infiniti ragazzi per tutti. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di buggarci con i colpi Domus Dei. Allora, in questo glitch non andremo a utilizzare Lester, quindi per tutti quelli che non gli arriva il messaggio di Lester possono utilizzare questo metodo. Allora, questo metodo, per quanto ne so io ragazzi, funziona solamente all'Arcadius, quindi ricordatelo. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto avviare una volta un colpo Domus Dei, lo avvieremo una seconda volta fino a quando non ci darà il caricamento 2D3, cioè 2D4, 3D4 e cazzate varie, sempre il solito glitch ragazzi. Quindi quando ci darà quel caricamento, qui in questo caso andremo a premere PlayStation Store, ma adesso andremo a vedere. Facciamo tutti i passi per ordine, aspettiamo il caricamento in basso a destra quando ci dirà 2D4, 3D4 e compagnia bella. Come avete visto qui ragazzi, io ho fatto parecchie volte questo passaggio di aprire il telefono e aspettare il caricamento, quindi se non ve lo carica subito dovete aspettare ragazzi, dovete semplicemente aspettare, perché prima o poi troverete o un colpo rapina o un colpo Domus Dei dove potrete buggarvi, diciamo. Allora, quindi andiamo avanti con il glitch ragazzi. Come vedete ci mette parecchio anche a me, anche se comunque come ho detto dovete avere molta molta pazienza. Ogni tanto prendete, riaprite il telefono e ricaricate il colpo. Quello di ricaricare il colpo lo dovete fare solo una volta, insomma. Quindi voglio dire, aprite il telefono, ricaricate, se vedete che non carica riaprite il telefono, ricaricate e così di seguito ragazzi, fino a che non vedrete il caricamento. È inutile che mi commentate non mi carica, non mi tira fuori i colpi, non mi tira fuori i colpi. Anche a me quando io vado a provare il glitch tante volte non è che me lo trova subito il colpo, come state guardando. Ho preferito lasciare il video integrale su questo lato del video, su questa parte del video, proprio per farvi vedere che ci mette un pochino a caricare il tutto. Come avete visto ha caricato, quindi che cosa facciamo? Tasto option, 3 volte freccia sinistra, andiamo su PlayStation Store. Allora mi qui dà un errore, mi dice che il PlayStation Store non è disponibile, però funziona uguale anche se vi dà questo errore. Delle volte può rimanere frizzato, vedete che ho lo stile buggato. Delle volte può rimanere frizzato, se rimane frizzato ragazzi lì dovete semplicemente o avviare il lettore multimediale oppure andare nel creatore e avviare una nuova sessione. Quindi andate nel centro operativo mobile dove avete la Deluxo e la mettete fuori. Ragazzi, qui vi faccio vedere la data. L'ho mandato leggermente in velocità perché comunque bene o male il glitch lo conoscete tutti, però ve lo spiego comunque passo passo. Una volta che avete tirato fuori la Deluxo dal centro operativo mobile e la Deluxo scompare, significa che starà andando tutto bene. Potrete entrare nel CEO, come avete visto sono ancora buggato. Prenderete il veicolo, in questo caso con targa personalizzata, perché qui non andremo a avere targhe pulite, e andremo nell'officina, premeremo freccia destra e andremo nell'officina. Io qui ragazzi cambio la livrea perché voglio distinguere le auto, quelle che doppio, quelle con targa personale e quelle non con targa personale, per un mio comodo. Quindi cambiamo la targa, scendiamo dal veicolo, risaliamo sul veicolo e premiamo freccia destra, ci farà questo bug e ci butterà dentro
al garage, ragazzi. Quindi a questo punto qui solitamente si chiama Lester. E invece noi che cosa andremo a fare? Non andremo a chiamare Lester, andremo in un altro piano del palazzo dell'Arcadius, ovviamente. Non so se funziona anche in altri palazzi, però nell'Arcadius funziona benissimo, anche perché questo glitch è nato nell'Arcadius. Quindi andiamo nel garage e dopodiché usciremo fuori. Automaticamente ci troveremo l'auto già spawnata, ragazzi. A questo punto non ci resterà che metterla in garage e il glitch sarà fatto. Potremo ripetere il bug tutte le volte che vogliamo, perché continueremo a rimanere buggati. Spero che anche questo video vi sia stato utile. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.